Ma non credo che siano delle affinità elettive, siamo due disperati capitati qui, naufragati in questo ambiente e non c'è nulla di affine, paradossalmente siamo due nullità che riescono a comunicare. È molto più facile comunicare tra nullità, gli altri che magari hanno delle illusioni di esistere. Delle illusioni ovvio. Pietro! Ovvio, l'isola non è popolata. Pietro, ti senti una nullità anche tu? Spesso sì, mi sento un po' una nullità, un po' il tutto, ma il tutto è illusorio perché viene dall'ego. Sei bene. Bellissimo però. L'ottimismo è il profumo Pietro, della vita. Non sapevo allora, di avere Dario. Freud e Jung qui no. All'isola. In realtà secondo me un po' di affinità fra i due c'è, perché trovo anche che si siano abbastanza ritrovati fra di loro, portano diciamo un po' di sapienza, un po' di cultura nell'isola, perlomeno hanno questa pretesa. Infatti vorrei chiedere a Pietro, sei contento Pietro che hai trovato una sorta di maestro in Daniele? Lo consideri certo. Così? Cioè, certo che sono contento, ma chiunque può essere un maestro, chiunque, anche lui. Quindi anche tu per lui? Stupidi, perché chiunque. Sì, chiunque può insegnare. Penso che sia importante ascoltare gli altri per poter trarne qualcosa di buono, nel bene e nel male.